La sottoscrizione di questo protocollo d'intesa tra la provincia di Salerno e l'ASL sancisce un principio molto importante, quello cioè che è necessaria la costituzione di un tavolo istituzionale, sì, ma anche tecnico, che sarà in questo momento formato da rappresentanti dell'ASL, ma soprattutto dai rappresentanti dei lavoratori, degli ex lavoratori Isochimica, da un rappresentante dell'associazione ISDE e da tutti coloro che in questo momento sono utili e necessari per poter accompagnare per la presa in carico di questi lavoratori che ad oggi sono costretti a recarsi fuori regione per una serie di controlli e adempimenti e quindi è chiaro che questa situazione è di disagio. Con questo accordo noi insieme alla provincia di Salerno inizieremo appunto una serie di controlli e verifiche, innanzitutto per vedere quante persone sono state esposte, perché attraverso queste verifiche poi dopo potremmo evitare dei problemi che possono insorgere col tempo. Quindi l'attività principale è quella appunto di una verifica, di un controllo di prevenzione, che poi è quello che aiuta le persone, perché purtroppo quando i problemi sono insorti, i problemi di salute insorgono, purtroppo molto spesso è troppo tardi. Invece noi attraverso appunto questo screening, questo controllo, cercheremo appunto di sottoporre a delle verifiche a priori queste persone.